Oggi va così e ho altre news e quindi ve le do in questa rubrica Corona Stampa, hashtag mai una gioia, perché purtroppo queste cose non ve le dice nessuno e quindi siccome io credo che compito del medico sia quello di raccontare le cose esattamente per come stanno, vi aggiorno su questi articoli che mi hanno girato, ho già fatto le verifiche e tutto e sono attendibili. Il backstage, perché mentre c'è il backstage per segnalare l'esercizio abusivo di professione medica da parte degli infermieri, c'è anche il backstage che riguarda queste cose e ringrazio chi me le segnala. Allora, notizia del 1 dicembre 2020, quindi ieri, ritirato vaccino antinfluenzale a Cosenza ed è lo stesso bloccato nel 2014 per morti sospette. Sapevate qualcosa voi del 2014? Io no. Lo hanno segnalato i medici di base in fila a rende per ritirare le fiale da somministrare ai propri assistiti. Si tratta del Fluad del colosso Novartis. 6 anni fa, quando ci furono decessi attribuiti al vaccino, venne ritirato. Ma già nel 2012, quindi 2 anni prima, il ministro della Salute Balduzzi ne vietò la vendita. Ora, qualcuno di noi, metto dentro anche me, sapeva che nel 2014, poi nel 2012, prima nel 2012, poi nel 2014 c'era stato questo problema? Perché si continua ancora a iniettare Fluad della Novartis? Nessuno lo sa. Quindi i medici di famiglia hanno fatto una coda di ore nella sede della farmacia territoriale di Rende dell'azienda sanitaria di Cosenza, dove si erano recati per ritirare i vaccini, e i medici fanno riferimento al distretto distrettuale 1, Cosenza, Savullo, vabbè, la zona di Rende. Secondo quanto riferito dall'ANSA, che cita i dottori, il lotto di un vaccino era arrivato con un corriere, ma non è stato consegnato ai medici perché è ritirato e bloccato dal ministero per non meglio specificati motivi. Quindi un vaccino UFO. I sanitari hanno chiesto chiarimenti, ma al momento nessuno ha fornito loro spiegazioni ulteriori sul ritiro del lotto bloccato. Nel 2014, sempre Fluad era stato ritirato per le morti sospette. Non è la prima volta che in Italia vengono bloccate partite di vaccini Fluad del colosso farmaceutico Novartis, ma nessuno dà questa notizia, mai. Lo dico anche ai giornalisti che tutte le sere fanno i talk show. Se sono veramente talk show, bisognerebbe talkare, cioè parlare, ma di tutto però, non solo con i soliti noti che dicono sempre le solite cose. Perché? Perché se sei in buona fede, non si ha paura di dire queste cose, cioè se tu sei veramente in buona fede, puoi dire con molta serenità, come sto facendo io in questo momento, ma lo sapete che a Cosenza hanno bloccato questo farmaco per morti sospette e non mi sento nemmeno medico, nemmeno anestesista, nemmeno qualcos'altro, mi sento una persona che sta dicendo la verità, anche perché oltre ad esserci un obbligo deontologico di dire la verità e chi si riempie la bocca con la parola codice deontologico medico dovrebbe anche darvi attuazione, è il compito del medico è quello di informare in modo corretto. Quindi, quando si dice che deve essere fatto un farmaco e questo farmaco è facoltativo, non si può raccontare alle persone la favoletta che non succede mai nulla, perché non è vero che non succede mai nulla. Allora, se c'è un indirizzo che è quello di dire vaccinatevi contro l'influenza, contro il Covid, perché questo è l'unico modo per salvarsi. Bisogna però dire quali sono gli effetti collaterali, quali sono le alternative. Si muore se uno non si vaccina contro l'influenza? No. Si può presentare una serie di complicanze da qualsiasi vaccino, incluso quello influenzale? Sì. Allora la persona bilancia e decide in propria autonomia, con la propria autodeterminazione, si chiama così, il non essere sudditi, il non essere schiavi, si chiama autodeterminazione, per arrivare a questo secoli o forse millenni di guerre. Il paziente che si autodetermina, lo dice la Cassazione, non lo dico io, è quel paziente che ha chiara la situazione, ha davanti i vantaggi, ha davanti gli svantaggi e liberamente sceglie. La parola chiave è liberamente. Se l'informazione è data in modo deviato, c'è coartazione di volontà, perché se io come medico ti porto a una decisione che in realtà è già predeterminata, io so bene come fare, come medico, io so benissimo come fare a portare una persona sulle mie posizioni,
A volte non serve neanche dire le cose, basta lo sguardo, basta la comunicazione non verbale. Se tu medico vuoi portare il tuo paziente a fare o non fare una cosa, basta che alzi gli occhi al cielo e già quel paziente capirà quello che deve fare. Abbiamo un grande potere, ma il grande potere si associa a una grande responsabilità e la prima responsabilità è quella di essere medici onesti. Lo dico anche ai vari presidenti di ordine dei medici quando fanno azioni disciplinari un tanto al chilo, che meriterebbero loro, tra l'altro, di essere radiati perché non sanno fare il presidente di ordine dei medici, spesso non, però non sanno fare nemmeno i medici, ma anche questa è una cosa che non si può dire. Ops, l'ho detta. Quindi, per tornare a noi, nel 2014 era stato bloccato questo farmaco, in quella stagione antinfluenzale 2013-2014 ci fu un picco di decessi altissimo, secondo una stima di alcuni esperti che pubblicarono dopo anni, ovviamente dopo anni, uno studio poi apparso su PubMed, in cui venne trattato anche l'alto picco di mortalità della stagione 2016-2017. Quindi abbiamo la stagione 13-14-16-17. In entrambe le stagioni circa 7 mesi in tutto morirono 68.000 persone, molti di più dei decessi attribuiti oggi al Covid in quasi 10 mesi, con la differenza che allora nessuno ne parlò. Già nel 2012 il caso dei vaccini prodotti da Novartis era stato sollevato da Renato Balduzzi, allora ministro della Salute, che bloccò interi lotti di Fluad in seguito alle anomalie riscontrate sui farmaci. Il ministro del governo Monti dispose il divieto assoluto di vendita e di acquisto di quasi 500.000 dosi di vaccino antinfluenzale prodotte dalla casa Novartis. E poi va avanti, insomma, con altre informazioni, cercatevele, tanto ve le ho già lette tutte. Non solo, e poi concludo, che non voglio mettere troppa carne al fuoco, sempre nell'esercizio del diritto di cronaca e sempre forte della mia laurea in giurisprudenza, questo lo ricordo a chi ha intenzioni strane nei miei confronti, che la mia laurea in giurisprudenza apre tante porte, tra cui quelle di ottimi studi legali. Vedete voi. Scusate, ho riletto lo stesso articolo. Era un altro, è morto un paziente. Il prete morto a 70 anni era il primo volontario della terza fase del vaccino anti-Covid. Questa è una notizia del 2 dicembre. Qualcuno ne ha parlato? No, e allora lo faccio io. Questo prete della Pennsylvania si era sottoposto alla sperimentazione per il vaccino Moderna ed è morto, udite udite, per arresto cardiaco. Io quando sento dire morto per arresto cardiaco giuro un reflusso di bile. Ma voi conoscete qualcuno morto che ha il cuore che ancora batte? Lasciate stare il pacemaker perché quello non è un cuore che batte. Allora basta dire che uno è morto di arresto cardiaco, per favore. Scrivete che è morto, punto. È ovvio che c'è un arresto cardiaco. Il 27 novembre è morto il sacerdote della Pennsylvania che aveva partecipato alla terza e ultima fase della sperimentazione moderna. Aveva 70 anni e, secondo quanto riportato da bla bla bla, stava bene. Sembrava che la sua salute stesse migliorando il giorno del ringraziamento, quindi il 26 novembre. E quindi si capisce dalle parole: stava migliorando, stava meglio, che non era stato bene. Tutto è cominciato il 28 agosto quando il prete ha ricevuto un'email dall'Università della Pennsylvania, gli chiedevano se volesse partecipare alla sperimentazione, lui accettò, fu il primo volontario dello studio, la prima dose, non è chiaro se abbia ricevuto il vaccino o un placebo, gli è stato somministrato il 31 agosto, magari voglio dire in Pennsylvania se possiamo informarci su che cosa gli è stato somministrato, così giusto per avere un dato scientifico da divulgare a tutto il mondo. Durante la prima settimana ogni giorno dovevo riferire la temperatura e qualsiasi sintomo, affaticamento, nausea, dolore, sito di iniezione, gonfiore alle braccia, brividi di febbre, mal di testa e non ne avevo e quindi stava bene. Il 1° ottobre era stata somministrata la seconda dose e anche qua non aveva riferito alcun sintomo collaterale, è solo morto dopo. Aveva effettuato l'ultimo controllo il 26 ottobre e sarebbe stato monitorato per altri 25 mesi. Allora, faccio il disegnino. Questo prete si fa le due iniezioni e viene monitorato per gli altri 25 mesi. Perché? Perché tu, per sapere gli effetti, comunque anche tardivi, devi monitorare la gente. Ora, tutti i miliardi di persone che sono lì a fare la fila per farsi vaccinare lo sanno che i 25 mesi sui volontari non sono ancora passati? Lo sanno? Allora, se lo sanno, come fanno a essere così convinti di volersi fare sta roba?
È morto il 27 novembre mentre si trovava nella sua abitazione, vabbè, per arresto cardiaco abbiamo già detto, per il momento la morte non sarebbe stata ufficialmente correlata alla sperimentazione, nonostante il sacerdote, che era in buona salute, quindi non aveva malattie, sia deceduto meno di 2 mesi dopo la seconda iniezione. E lancio il telefono e concludo. Allora, signori, le cose stanno da qui a qui. C'è stato anche l'ex capo della Pfizer che ha detto che lui, che conosce il sistema, è assolutamente contro questo vaccino, ma non ve lo leggo oggi perché sennò diventa troppo lungo. Allora lo dico anche ai miei colleghi. Ho comprato un libro che parla dei medici e del nazismo e analizza, non l'ho ancora finito, quindi l'ho solo iniziato, però nella prefazione racconta tante belle cose, cioè su come in certi momenti storici la classe medica si possa prestare ad alcune azioni, convinta la classe medica di agire in modo corretto. Una persona che ha visto un visualizzatore del mio video su YouTube mi ha riportato, che lo ringrazio per averlo scritto, ha riportato uno stralcio del processo di Norimberga, dove raccontava, e mi sono presa 2 libri che parlano del processo di Norimberga e dell'analisi psicologica degli imputati di Norimberga. Mi scriveva appunto che i medici che si erano prestati a determinate azioni sono stati condannati, mi pare alcuni giustiziati, insomma, ci fu il famoso tribunale della storia che rimise le cose a posto. Ora, io non voglio assolutamente dire, perché sarebbe una cosa stupida, che c'è una medicina di regime, perché non c'è un regime, ma non c'è neanche più la democrazia che c'era prima. Questa è una cosa diversa, è una cosa nuova che dal punto di vista del diritto pubblico, secondo me, non è stata ancora ben valutata. Fatto sta che c'è una voce ufficiale che poi ha diverse teste, che sono le diverse teste che compaiono in ste cacchio di programmi televisivi tutte le sere, a tutte le ore e non solo di sera, più quelli che vanno da Barbara D'Urso, perché così anche il popolino proprio viene coinvolto, che stanno raccontando cose in modo non corretto. Attenzione, avviso ai naviganti. Parlo da giurista prestata alla medicina e non al contrario. Quindi parlo da giurista. Non si pensi che ci sarà un'immunità per tutti. L'immunità penale non esiste e nemmeno esisterà. Ci sono un sacco di procure che stanno indagando sulla questione RSA, sulla questione epidemia colposa, sul famoso dossier fatto ritirare da Ranieri Guerra. È stato riconvocato per la terza volta la persona dell'OMS, adesso mi sfugge il nome, Zambon, che aveva scritto il documento che diceva che l'Italia non era assolutamente pronta per la pandemia, che non c'era nemmeno il piano della pandemia, perché era sempre quello del 2006, di volta in volta rilinkato e fatto spacciare per quello del 2016. Ora, io ve lo dico da consulente, ma da consulente degli avvocati che difende le famiglie, perché non mi metterò mai a difendere medici che hanno agito in malafede, perché io ho un'etica e una dignità e non ho bisogno dei soldi loro, per cui neanche se mi pagano 100.000 euro potrei difendere gente simile. Io ve lo dico veramente con la massima serenità: state ben attenti a quello che fate, a come comunicate, perché vedete, adesso il vento sta girando in questa direzione, ma il vento cambia, perché il vento cambia sempre direzione. Allora, o uno sta dritto sempre, e allora la sua coscienza, innanzitutto, che lo protegge, e ha un'etica. Perché diversamente piegarsi a seconda delle condizioni favorenti del momento, che possono essere semplicemente non avere rotture di palle, oppure può essere semplicemente tirare a campare. Beh, signori, non è questo il momento storico per poter stare semplicemente a tirare a campare. Questo è il momento storico in cui i medici devono fare una scelta, e la scelta è l'atteggiamento scientifico rigoroso. Tutti i criteri del metodo scientifico, che da Galileo Galilei in poi, viva Dio, è diventato fondante, ok? Oppure si decide o di voltarsi dall'altra parte, che è uguale praticamente a comportarsi da bimbi minchia. Decidete come volete comportarvi, decidetelo, siate coerenti, ma soprattutto dovrete prendervi la responsabilità delle cose che succederanno. E io mi auguro che per chi dolosamente sta portando avanti tutti
tutta una serie di discorsi che non solo non hanno fondamento scientifico, ma addirittura sono smentiti da quei pochi scienziati di cuore e di etica, vedi quelli che hanno scritto all'OMS sul piano pandemico, quindi vedi Zambon, vedi il British Medical Journal. Per tutti gli altri ci sarà il conto da pagare e sapete cosa? Spero di essere io il consulente che vi farà sbattere in galera. Arrivederci.